solely dedicated to its role in assisting people from vulnerable social groups and in marginal social contexts, in particular those who have left education without basic qualifications, in order to give them alternative opportunities to access adult education, and we strongly believe in the usefulness of innovative practices in using adult education in different countries and their transfer in our educational activities. Quindi l'associazione per giovani adulti per quanto riguarda l'educazione è dedicata soprattutto a supportare e aiutare le persone che per diverse condizioni, diversi problemi non hanno potuto finire il lavoro e ottenere un diploma basico così e praticamente poterli aiutare per continuare i propri studi oppure praticamente raggiungere un livello culturale così accettabile e naturalmente anche l'associazione è aperta a fare delle attività con altre enti di altri paesi e poterli mettere anche servizio diciamo nella propria associazione. Ok, thank you. Okay, now on association. Hello to everyone. My name is Vitale and this is Eze. We are from Lithuania. And this is a small Baltic country with 3 million people. Ok. Quindi abbiamo la signorina Else e la Vitale. Ok. E praticamente vengono dalla Lituania, è un piccolo paese di 3 milioni di abitanti. The question of disabled people is arising a lot in the recent years in our country, and there's still a lot of improvements are necessary to make for the life of disabled people better and better. Praticamente il problema delle persone con difficoltà, con disabilità è naturalmente anche nel loro paese sentito da alcuni anni e quindi quello che si vuole fare è migliorare la situazione di queste persone perché non abbiano tanti problemi nella vita normale. Therefore, today we will present the biggest organization in Lithuania, which is working with mentally and physically disabled people. And also, we will present 4 organizations that are focused on sport activities for disabled people. Praticamente, questa associazione è rivolta alle persone che hanno dei problemi così sia fisici, mentali. E naturalmente per mezzo anche dello sport, dell'attività sportiva, si vuole creare questa integrazione nella vita normale. Now my colleague Else will present the National Association of Disabled People in Lithuania. E allora, signora Else, adesso parlerà di questa associazione e vedere i progetti e le cose, le attività che svolge. Hello, the National Association of Disabled People of Lithuania was originally founded in 1988, but the whole movement for fighting for the rights of disabled people started around 1970s. Praticamente l'associazione questa internazionale per le persone disabili è stata creata nel 1998. E praticamente nel 2006 the movement for for the fighting for the rights of disabled people started around in the 1970s. Yeah, but the whole organization of National Association for Disabled People was founded in 1988. E praticamente nel 98 bene, è stata creata questa associazione per aiutare queste persone disabili e per i loro diritti.
part of the Soviet Union, and the social ministers from the Soviet Union were not paying much attention to the disabled people at all. They were talking that they have all the opportunities and possibilities to live and to be equal, like to live equally with the others. But that was completely untrue. So, so many other things that Soviet authorities used to say to people. Naturalmente sta parlando anche del periodo, diciamo, quando la Lituania era sotto il governo comunista. E quindi praticamente queste persone si diceva che venivano aiutate, supportate perché svolgessero una vita normale senza molti problemi, ma era completamente falso, perché queste persone venivano emarginate, diciamo, e non venivano coinvolte nelle attività normali nella società lituana. In 1917 there was a small organization, it was called Friendship, and there worked only 14 people there, but they weren't stopped by the authorities, which were saying that there's not everything for disabled people. They weren't stopped by people, and they fight for the rights of men and people. Negli anni 70 praticamente c'erano poche persone in questa organizzazione e praticamente non potevano lottare per i diritti delle persone disabili e fino al 98 così non c'è stato veramente l'inizio di questa associazione, cioè in senso pratico, per poter portare avanti queste attività di integrazione. L'organizzazione had a newspaper for disabled people, and it also had a specific place to meet where they are organizing meetings till today, just to respect the tradition and meet the oldest members of fighting, the ones which are fighting for the and defending the rights of disabled people. Praticamente si è creato un giornale. Yes. Un giornale, esattamente, dove si cerca di individuare i problemi che hanno queste persone per poter portare avanti e far sì che i diritti di queste persone vengano rispettati e anche le persone stesse, diciamo, che hanno queste disabilità vengono coinvolte in tutte le attività normali.